Cantiere Popolare si affida all'ex assessore Giuseppe Fausto, siamo in terra castellammarese, per essere appunto presente sulla città del Golfo. Ascoltiamo l'intervista all'interno della quale il coordinatore chiede le dimissioni dell'attuale primo cittadino Nicola Rizzo a seguito dei fatti inerenti alla recente operazione dei carabinieri denominata Cutrara per voi. È iniziato con le elezioni europee dello scorso anno, con il sostegno a Saverio Romano, rappresentante leader in Sicilia di questo movimento che a livello nazionale si schiera con Forza Italia, in Sicilia rappresentato all'ARS con un gruppo di 4 deputati e ben 3 assessori nella giunta Musumeci. Continuo a gravitare in un'area moderata. Siamo stati penalizzati da un sistema elettorale che ha portato a delle elezioni in blocco dei candidati presenti all'interno di una lista. Oggi c'è un mix di giovani, di consiglieri comunali con esperienza e una uniformità di vedute, una mancanza di dialettica creata appunto da questo sistema elettorale che sicuramente non giova alla possibilità di un dibattito che possa portare scelte concrete, interessanti, costruttive per la nostra città. Il segnale che vogliamo dare insieme al mio gruppo è quello di riportare in politica le persone che conoscono gli atti amministrativi, le persone che conoscono la differenza fra una delibera di giunta, una delibera di consiglio comunale, un'ordinanza. Questa mancanza di preparazione è frutto anche di una ondata a livello nazionale che si è avuta in seguito alla richiesta di novità da parte del popolo, probabilmente anche per colpe delle precedenti gestioni politiche, ma il risultato della loro gestione, ahimè maldestra, purtroppo è sotto gli occhi di tutti. E in provincia di Trapani stiamo creando una bella squadra, già sono stati individuati dei coordinatori nei comuni limitrofi, anche su Alcamo stiamo lavorando. Il Castellammare è una situazione molto delicata, una situazione che è stata caratterizzata dalle ultime vicende giudiziarie e sicuramente non si può restare indifferenti a quanto accaduto. Un avviso di garanzia per concorso esterno in un'associazione mafiosa non può passare in sordina. Paradossalmente ci ritroviamo in una situazione più delicata noi a Castellammare che non ad Erice o a Favignana, dove addirittura i rispettivi sindaci sono stati destinatari di provvedimenti di custodia cautelare. Il sindaco di Favignana ha dimostrato grande maturità nel dimettersi, anche noi di Cantiere Popolare auspichiamo che il sindaco di Castellammare, nell'interesse della città, ma anche suo devo dire, debba dimettersi, quindi sono le dimissioni che ne chiediamo. Mi consenta di aggiungere che anche nel suo interesse probabilmente l'eventuale dimissione gli consentirebbe di difendersi con più serenità, con più trasparenza, con più chiarezza. Avrà commesso degli errori, avrà commesso delle leggerezze, ma errori e leggerezze che purtroppo il sindaco di Castellammare non può assolutamente consentirsi di commettere. Tra l'altro quello nostro di Cantiere Popolare è anche un appello per gli amministratori nel futuro a Castellammare del Golfo. Chiediamo che ci si impegni sin da ora che il primo atto dell'amministrazione che si insedierà dovrà essere l'approvazione di un ordine del giorno approvato nel luglio del 2012 dalla giunta bresciani, in cui veniva chiesto a sindaco e assessori che in caso di raggiungimento di avvisi di garanzia per fatti di mafia questi sarebbero comunque dovuti dimettersi. Io ho avuto l'onore di essere presente a quella giunta del luglio 2012 e allora ebbi l'onore insieme all'ingegnere bresciani di parteciparvi e di condividere già sin da allora questo provvedimento così delicato, così importante, così trasparente e così reale nell'esprimere sostegno agli organi inquirenti. Nelle prossime settimane è previsto che presenteremo un coordinamento, persone che si avvicinano alla politica in un momento in cui appunto siamo lontani dalle elezioni.